viene valorizzata, viene posta nel giusto rilievo l'opera del Mondo de Amicis. Cioè, più che altro questi volumi sono importanti, diciamo, sono nati per gli studiosi, cioè questo vuol dire che l'opera che si concretizza in questi due volumi consiste nella digitalizzazione di tutti i manoscritti del De Mondo Amicis nella biblioteca. Imperia è praticamente la capitale del mondo de amicisiano, per volontà stessa della famiglia De Amicis, tutti i libri, i manoscritti, i cimeli dei De Amicis sono qua custoditi. E quindi questo è un momento per noi molto importante. Tutti gli studiosi che si rivolgono a De Amicis sono sempre di più, perché De Amicis era un intellettuale, era uno scrittore molto vario. Non è conosciuto essenzialmente per il libro Cuore, ma non era uno scrittore solo per ragazzi, uno scrittore che ha prodotto una varietà enorme di scritti, e quindi è molto importante. Però chi aveva interesse ad accedere a questi scritti non avrebbe potuto, avrebbe dovuto venire in biblioteca, sarebbe dovuto venire in biblioteca e avere l'autorizzazione, perché non si possono chiaramente consultare liberamente queste carte. Ebbene, invece da oggi queste carte sono online, basta chiedere una password alla biblioteca e chiunque può andare a scartabellare questa enorme massa di scritti, di fogli che De Amicis ha scritto. E quindi questo per noi è un momento molto importante, diciamo che il peso specifico culturale di questa iniziativa è veramente elevato. I volumi sono due, relativi a che cosa? Il primo è relativo appunto ai manoscritti, a tutti i manoscritti e a tutti i documenti conservati qui. Il secondo è relativo alla biblioteca, perché la famiglia donò anche la biblioteca del De Amicis, e uno dice, si può anche pensare, ma cosa serve sapere la biblioteca? Ma la biblioteca serve perché, conoscendo tutti i libri che lui aveva, libri che gli sono stati anche donati da altri scrittori, da altri intellettuali dell'epoca, e quindi sono anche autografati con dediche, permettono di ricostruire il mondo culturale in cui De Amicis si è sviluppato, in cui è cresciuto, permette di conoscere quali fossero i suoi interessi, quali sono state le linee che hanno determinato la sua crescita culturale. Professore, 21 ottobre 1848, 21 ottobre 1923, è solo una coincidenza che la nascita di Imperia coincida con la nascita di Edimondo De Amicis? Devo pensarci un attimo prima di risponderle. Mi piacerebbe dirle subito che la coincidenza è solo apparente e che in realtà probabilmente la storia, con tutte le sue smagliature casuali, obbedisce ad una sorta di ratio profonda. 1848, è inutile dirlo, è un anno cruciale nella storia del Risorgimento, perché segna una stagione straordinariamente importante. Ma De Amicis, non si dimentichi, era nato nel 1846 e non nel 1848. Il 1923 è un anno curioso, cioè il fatto che Imperia sia nata nel 1923 potrebbe indurci ad attribuire al fascismo disegni imperiali oltre i limiti del giusto. Lei sa meglio di me che Imperia non è stata chiamata così in obbedienza ad una valutazione di carattere imperialistico, ma semplicemente per mettere d'accordo le due parti della città, diremo meglio le due città che stavano dall'una e dall'altra parte del torrente Impero, qualche volta dotato di acqua, più spesso secco. Non va dimenticato che non a Imperia ma a Oneglia, come precettore del collegio Ulisse Calvi, nell'anno 1908, per qualche mese aveva vissuto Benito Mussolini. Può essere interessante ricordare che
Mussolini, il futuro Duce, che in quel momento era uno dei personaggi più rappresentativi, anche se non ancora notissimo, del partito Socialista Italiano, viveva a Oneglia, ospite della famiglia Serrati, e a Oneglia ha diretto il settimanale La Lima, che era il settimanale ufficiale del locale Partito Socialista, ed è stato lui a commemorare Edmondo De Amicis nei giorni immediatamente successivi alla morte. Quindi c'è una concatenazione, diciamo, di eventi, di date e via dicendo, che fanno guardare a certi momenti della storia di questa città, che prima erano due città e poi sono diventate una, con legittima curiosità. Però De Amicis è concatenato con questa città d'Imperia. In che modo De Amicis descriveva questa sua città natale? La amava? Perché non sempre il sentimento è di amore verso la propria città, a volte ci sono, non voglio dire odio, che è la parola sbagliatissima, però non sempre la città è amata. Ci può essere qualcosa che magari non l'avvicinava Imperia a Oneglia, scusa. Ma vede, intanto De Amicis ha trascorso a Oneglia i primissimi anni, forse dovremmo dire mesi, di vita, perché poi gli anni di apprendistato, i primissimi anni di formazione, gli anni della istruzione elementare, lui li ha vissuti a Cuneo. Quindi Oneglia viveva più nel ricordo, diciamo, mediato dai suoi familiari, che non nella memoria di una concreta esperienza di vita. De Amicis non ha né amato né odiato Oneglia, se dobbiamo dire le cose come stanno. Importanti nei suoi anni di formazione sono stati gli anni trascorsi a Cuneo, perché lì bene o male ha compiuto le prime fondamentali esperienze, sia di tipo culturale sia di tipo di vita, di relazione, insomma, diciamo pure i primi pallidi amori e via dicendo. Poi è stato assorbito da una vita che l'ha portato lontano da Oneglia, sia gli anni trascorsi a Firenze, sia poi la quasi totalità della sua esistenza passata a Torino dopo il distacco dall'esercito, e quindi dopo il viaggio Modena-Firenze, che ha contato nei suoi anni successivi ai primissimi di formazione, hanno fatto sì che il rapporto di Amicis non solo con Oneglia ma con l'intera Liguria sia stato un rapporto molto occasionale. Può essere interessante ricordare che negli ultimi anni di vita, proprio gli ultimi quattro, dal 1904 al 1908, De Amicis abbia avvertito più spesso di prima il desiderio, la necessità, quasi l'urgenza di tornare in Liguria. Dico in Liguria e non soltanto nel Ponente Ligure, e le circostanze sono quelle che conosciamo in tanti. Il fatto che alla vigilia dei 60 anni, che però erano già anni quasi atrocemente senili, lui andasse a svernare abbastanza volentieri a Santa Margherita. L'incontro nel medesimo anno 1904 con i lavoratori del carbone, con i carbonini di Genova, e infine la decisione di scegliere non Oneglia ma Bordighera come il teatro di quelli che forse si illudeva potessero essere gli ultimi anni, e che saranno invece poi nel marzo del 1908 gli ultimi giorni, è il risultato di una sorta di imprevedibile curvatura del destino, di fronte alla quale noi non possiamo che sospendere il giudizio. Per una voce di enciclopedia, che cosa si può dire? Edmondo De Amicis, nato a Oneglia nel 1846, muore a Bordighera, a pochi chilometri da Oneglia, nel 1908. C'è qualche cosa
di simbolico anche in questo attraversamento di metà del secolo vecchio, dell'Ottocento, e di un frammento soltanto del secolo nuovo, che ha fatto in tempo a vedere e a cogliere anche nelle sue caratteristiche più inquietanti. E la domanda può essere anche lecita: e che cosa sarebbe diventato di Amicis se fosse vissuto altri 7 anni e avesse fatto in tempo a vedere l'inizio della prima guerra mondiale? Ma sono congetture, naturalmente, che un po' lasciano il tempo che trovano. Sul libro più famoso che conosciamo, che è Il cuore, che è conosciuto in tutto il mondo, forse l'impronta ligure probabilmente non c'è stata, oppure qualcosa c'è ancora? Perché com'è nato questo libro innanzitutto? Ma io l'impronta ligure francamente non ce la colgo. Io direi che questo libro, che pure nasce più dalla letteratura che dalla vita, perché c'è sullo sfondo il modello di uno scrittore francese come Jules Michelet, però questo libro, se è riconducibile a delle coordinate di spazio plausibili, queste coordinate sono sicuramente piemontesi, anzi sono altrettanto sicuramente torinesi. Cioè, è vero che il libro è destinato agli studenti di tutte le scuole italiane, vi si predica una sorta di interregionalismo, no? Per cui convivono magari dialetticamente nella stessa classe ragazzi che provengono da ogni parte d'Italia, soprattutto anche dall'Italia meridionale, ma lo scenario, l'ambientazione, gli stessi tic, diciamo, che governano la rappresentazione della vita scolastica in cuore sono inequivocabilmente riconducibili alla città di Torino. Quindi comunque è giusto che Imperi in qualunque maniera lo possa ricordare, sentendolo un po' proprio di Amicis. Certamente sì, il senso della nostra manifestazione, del nostro incontro di questo pomeriggio è stato questo, e l'augurio è che non resti un episodio temporaneamente conclusivo di una lunga catena di vicende, ma che apra anche ad altri nuovi lettori e studiosi uno spazio di autonoma ricerca.